Buonasera signor Ministro, buonasera a tutti. Mi chiamo Antonio Rossi e sono il presidente dell'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino, Oasi di Serranella. Il nostro peperone è riconosciuto dalla Regione Abruzzo come uno dei prodotti tipici tradizionali. Il seme del nostro peperone ha più di 250 anni e questo lo certifica un atto notarile del 1752. La caratteristica del nostro peperone è che ha i frutti rivolti verso l'alto, come diciamo noi a Coccio Capamonte. Nel 2009 è nata l'associazione di tutela ad opera di 9 soci fondatori, attualmente siamo in 150, perché ci siamo resi conto che la tradizione del peperone, della coltivazione del peperone dolce di Altino, ormai confinata a pochi anziani produttori, fosse seriamente a rischio di estinzione. E così nel giro di pochi anni molti giovani e meno giovani sono tornati a praticare questa coltura tradizionale e la produzione è triplicata, il che ha rappresentato un contrasto decisivo al paventato rischio di estinzione del prodotto e delle relative tecniche di produzione e trasformazione. La nostra domanda è questa: il PSR 2007-2013 ha finanziato solo produzioni DOP IGP e il biologico. È intenzione del Ministero introdurre nel nuovo piano anche le piccole produzioni, prodotti tipici autoctoni come il peperone dolce di Altino? Grazie per l'attenzione.